Torniamo a parlare della capitale e del suo degrado. Ne parlo con rammarico perché io credo e ne sono convinto che sia la città più bella del mondo. Non ne ho dubbio. Però dobbiamo parlare del suo degrado. Il suo degrado non è solo la spazzatura che sommerge tutto l'internat e parte del centro di Roma, che adesso ha 40 gradi, in putrefazione, le persone che non possono camminare sul marciapiedi, liquami che escono dai sacchetti, vabbè, quello ne abbiamo già parlato, ma c'è un'altra parte del degrado. Il centro è in balia di camion bar, di bancarelle abusive, di venditori di merce contraffatta. L'Italia, il paese della moda, Milano, la moda, e siamo pieni non solo di falsi, ad esempio, un esempio chiaro, le borse di Louis Vuitton. Ce ne saranno migliaia in vendita per terra nelle strade di Roma di Louis Vuitton, cinture di Gucci, occhiali di chissà chi, Ray-Ban falsi, Levi's falsi, ce n'è di tutto. Quindi se passeggiate nel centro di Roma, sicuramente vi imbatterete in centinaia, centinaia di venditori abusivi, ma abusivi non solo perché non hanno il permesso di vendere. A dire quello che vendono poi è vietatissimo, sono falsi, è un reato vendere borse false, di griffate completamente false, ma dalle borse al, voi lo sapete, occhiali, portafogli. Quindi il mondo del lusso nel falso. E bisogna anche stare attenti perché rischiate anche di calpestare qualche borsa di Gucci o qualche occhiale se non fate bene lo slalom, con il rischio che vi corrono anche dietro e vi chiedano i soldi per quello che hai rotto. Quindi le piazze simbolo, Piazza Navona, intorno al Colosseo, abbiamo un abusivismo di tutti i tipi. E il sindaco o sindaca, come dicono adesso, sindaca. Cosa ha fatto la sindaca? Niente. Per la spazzatura? Nulla. Per le bancarelle? Nulla. E lei che cosa dice? Ringrazio il mio predecessore che ha avviato l'iter per trasferire e mandare via tutte queste persone, Ignazio Marino, per aver avviato appunto questa procedura. Avanti per il decoro, ha twittato la sindaca a fine marzo, quando la Cassazione ha definitivamente chiuso la diatriba sui mini torpedoni, respingendo l'ultimo ricorso. Quindi neanche su questo fronte non c'è la forza di prendere e fare sgombrare tutto il centro. Bisognerebbe mettere uno, due, tre vigili urbani fissi in ogni piazza storica, cominciamo con le piazze storiche. Al primo venditore ambulante fargli sparire tutta la merce e denunciarlo, arrestarlo, chiedergli documenti, vediamo se è un clandestino, se è un clandestino deve essere espulso. Insomma, la capitale non è solo in balia della spazzatura, è in balia anche dell'abusivismo.